In una terra lontana e avvolta dalle nebbie del passato, viveva un uomo di grande sapienza e cuore puro, conosciuto come Severino. Era cresciuto in una famiglia nobile, tra i palazzi di Roma, ma il suo animo cercava qualcosa di più profondo. Fin da giovane, Severino aveva sete di conoscenza, dedicandosi con passione allo studio dei filosofi e delle loro idee, immergendosi nelle antiche parole di Platone e Aristotele, come fossero un fiume che scorre senza fine. La sua mente era come un giardino fiorito, sempre in fiore, ma nel suo cuore ardeva anche un profondo amore per la giustizia e la verità. Nonostante il suo desiderio di pace, Severino si ritrovò a servire il suo popolo come console, una posizione di grande responsabilità. Avrebbe preferito passare i giorni tra libri e riflessioni, ma accettò questo compito con dedizione, guidato dal sogno di un mondo giusto e governato dalla saggezza. Le sue mani, abituate a sfogliare pergamene, si ritrovarono a firmare decreti e a occuparsi del destino di molti, ma lo fece con gentilezza e umanità. Il suo cuore rimase sempre rivolto al bene di chi soffriva e, quando poteva, interveniva per aiutare i più deboli. Una volta, si racconta, riuscì a salvare il grano che doveva essere strappato via dai campi del sud, proteggendo il cibo che avrebbe nutrito molte famiglie affamate. Il destino, però, spesso è crudele con chi cammina sulla via della giustizia. Nonostante il suo cuore puro, Severino finì nelle trame oscure di potere e invidia. Un giorno venne accusato ingiustamente di aver tradito la fiducia del re e fu rinchiuso in una prigione fredda e solitaria. Le mura di quella prigione sembravano voler soffocare la sua anima, ma Severino non si lasciò abbattere. Anche in quel luogo oscuro continuò a cercare la luce della verità. Fu in quei giorni di tristezza che la filosofia venne a fargli visita. Non come una figura distante, ma come una dolce compagna. Parlando con lui, cercava di consolarlo, ricordandogli che tutto ciò che è terreno è destinato a svanire. Solo le cose dell'anima restano eterne. Anche se il mondo sembrava averlo abbandonato, Severino trovò conforto nelle parole della filosofia, che sussurrava che ogni sofferenza ha un senso, anche se non sempre lo comprendiamo. E così, mentre i giorni passavano lenti, Severino scrisse un libro, un dialogo tra lui e la filosofia, dove raccontava la sua ricerca della felicità e della verità. Questo libro sarebbe diventato una luce per molti, una guida nei secoli a venire, capace di consolare chiunque si trovasse a soffrire come lui. Il giorno in cui fu chiamato a lasciare questa terra, Severino non tremò. Aveva trovato dentro di sé una forza che nemmeno la prigione o la morte potevano spegnere. Camminò verso il suo destino con il cuore colmo di pace, sapendo che, anche se il suo corpo sarebbe scomparso, la sua anima avrebbe continuato il suo viaggio verso l'Eterno. Da quel giorno, la sua memoria non fu mai dimenticata. Le sue parole, scritte nel buio della prigione, continuarono a risuonare come un canto dolce e potente, ricordando a tutti noi che la vera forza non risiede nel potere o nella ricchezza, ma nella luce che portiamo dentro, quella luce che nemmeno la notte più oscura può spegnere. Severino, chiamato ormai santo, riposa in pace, ma il suo spirito continua a vivere in ogni cuore che cerca la verità, in ogni anima che si sforza di trovare il senso della vita anche nei momenti più difficili. La sua tomba,
venerata ancora oggi, è un luogo di silenzio e riflessione, dove chiunque può sentire l'eco delle sue parole, come un sussurro che attraversa il tempo. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.